Su Topolino numero 3562 torna il buon Newton, lo Newton pitagorico. Questa volta affiancato da Paperino in una storia scritta da Francesco Vacca e Andrea Maccarini. L'effetto fisarmonica racconta una storia molto ai confini della realtà, dove però sono inseriti alcuni concetti scientifici, in particolare legati alla cosmologia, che è un po' interessante andare a raccontare. L'effetto fisarmonico è un'immagine molto bella e affascinante utilizzata da Newton nel corso della storia per spiegare a Paperino una particolare teoria cosmologica sull'evoluzione dell'universo. Noi sappiamo infatti dai dati a nostra disposizione che l'universo si è espanso da un punto piccolissimo ad altissima densità con quello che viene chiamato Big Bang, ovvero l'istante in cui lo spazio-tempo su cui tutta la materia è ancorata ha iniziato a espandersi. Non scendo troppo nel dettaglio, però il nome Big Bang in realtà deriva soprattutto da avversari di questa teoria, coloro che non pensavano che l'universo fosse un oggetto esso stesso in evoluzione proprio come gli esseri viventi sulla Terra. Man mano che poi nel corso dei decenni, nel corso del XX secolo, i fisici teorici si sono interessati, in particolare i cosmologi, alla teoria del Big Bang, si sono scoperte, soprattutto quando si è cercato di inserire la meccanica quantistica all'interno della relatività, che effettivamente poteva esserci la possibilità per il futuro dell'universo che questo, arrivato a un certo punto, si trovasse a dover invertire il suo processo di espansione, che diventava così un processo di contrazione fino al ritorno nel punto iniziale del Big Crunch. Per la prima volta entrai in contatto con questa immagine grazie al libro di Stephen Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri. In quel caso Hawking parlava esplicitamente di una inversione della freccia del tempo. In questo caso, a differenza di come viene visualizzata nella storia, non ti rendi conto di questa inversione, semplicemente il tempo scorre normalmente dalla fine verso l'inizio, quindi un anziano diventa man mano sempre più giovane fino a che non ritorna il suo punto di origine, ovvero la madre. Ora, questa ovviamente è una visione molto fantascientifica dell'inversione della freccia del tempo, non c'è niente che ci garantisce che effettivamente una cosa di questo genere su un universo in contrazione debba necessariamente avvenire. Sta di fatto però che altri fisici teorici hanno pensato: ma è possibile che ci sia un solo Big Bang e un solo Big Crunch? Arriva quindi la teoria che viene raccontata da Newton proprio come effetto fisarmonica, ovvero il Big Bounce, cioè un susseguirsi proprio come una palla che rimbalza a terra di espansioni e contrazioni, di espansioni e contrazioni, che nella migliore delle ipotesi porteranno l'universo a un punto di massima energia, massima espansione, fino a che non inizia a contrarsi di nuovo, e poi ritorna allo stesso punto di massima espansione, e poi di nuovo si contrae, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente ci sono alcune versioni un pochino pessimistiche, in cui il massimo dell'espansione, ogni volta che arriva un nuovo rimbalzo, è inferiore rispetto al rimbalzo precedente, un po' come se l'universo rimbalzando perdesse dell'energia. Il punto è che però allo stato attuale non c'è niente che ci faccia pensare che effettivamente, almeno dalle osservazioni che abbiamo a nostra disposizione, l'universo potrebbe effettivamente andare nella direzione di un grande rimbalzo. Per cui al momento la teoria dei Big Bangs è fondamentalmente interessante per raccontare appunto una storia un po' come questa, un po' alla Johnny B. Quick, che è un personaggio ideato da Alan Moore alcuni anni fa. Effettivamente potrei dedicare una piccola miniserie a Johnny B. Quick, che proprio come Newton è un piccolo inventore che combina sovente dei disastri cercando di spingere la scienza verso direzioni estreme, diciamo così. Vi terrò aggiornati. E che in qualche modo è molto utile per raccontare alcuni pensieri un po' di frontiera della cosmologia moderna.
Arrivati a questo punto, invitandovi ad andare a dare un'occhiata ai link in descrizione che sono utili per iniziare magari ad approfondire l'argomento, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!